Lettura di Matteo capitolo 10. Poi, chiamati i suoi 12 discepoli, diede loro autorità sugli spiriti impuri, affinché li espellessero e guarissero ogni tipo di malattia e di infermità. I nomi dei 12 apostoli sono questi: primo Simone, quello chiamato Pietro, e suo fratello Andrea, Giacomo, figlio di Zebedeo, e suo fratello Giovanni, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, l'esatore di tasse, Giacomo, figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, che poi lo tradì. Gesù mandò questi 12 dando loro le seguenti istruzioni: non andate per le strade delle nazioni e non entrate in nessuna città samaritana, ma continuate piuttosto ad andare dalle pecore smarrite della casa di Israele. Mentre andate, predicate dicendo: il regno dei cieli si è avvicinato. Guarite i malati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, espellete i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né rame da portare nelle vostre cinture, né bisaccia da cibo per il viaggio, né tunica di ricambio, né sandali, né bastone, perché l'operaio merita il suo cibo. In qualunque città o villaggio entriate, cercate chi è meritevole e rimanete lì da lui fino alla vostra partenza. Quando entrate nella casa, salutate quelli della casa. Se la casa lo merita, la pace che le augurate venga su di essa, ma se non lo merita, la vostra pace ritorni a voi. Dovunque qualcuno non vi accolga o non ascolti le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico, nel giorno del giudizio sarà più sopportabile per il paese di Sodoma e Gomorra che per quella città. Ecco, vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate perciò cauti come serpenti e innocenti come colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E per causa mia sarete portati davanti a governatori e re, così che sia resa testimonianza a loro e alle nazioni. Comunque, quando vi consegneranno, non preoccupatevi di cosa direte o di come lo direte, perché ciò che dovrete dire vi sarà reso noto in quel momento. Infatti non sarete voi a parlare, ma sarà lo Spirito del Padre vostro a parlare mediante voi. Inoltre il fratello consegnerà il fratello perché si è messo a morte, e il padre il proprio figlio, e i figli si ribelleranno contro i genitori e li faranno mettere a morte. E voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. In verità vi dico che non completerete affatto il giro delle città di Israele prima che arrivi il figlio dell'uomo. L'allievo non è al di sopra del suo maestro, né lo schiavo al di sopra del suo padrone. È sufficiente che l'allievo diventi come il suo maestro e lo schiavo come il suo padrone. Se hanno chiamato Belzebù il padrone di casa, quanto più chiameranno così quelli della sua casa. Perciò non abbiate paura di loro, non c'è infatti niente di coperto che non sarà scoperto e nulla di segreto che non si verrà a sapere. Quello che vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, quello che sentite sussurrare, predicatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può distruggere sia l'anima che il corpo nella gehenna. Due passeri non si vendono forse per una moneta di piccolo valore? Eppure nemmeno una di loro cadrà a terra senza che il Padre vostro lo sappia. Quanto a voi, perfino i capelli della vostra testa sono tutti contati. Perciò non abbiate paura, voi valete più di molti passeri. Quindi, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
Non pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Non sono venuto a portare pace, ma spada. Sono infatti venuto a causare divisione, mettendo il figlio contro suo padre, la figlia contro sua madre e la nuora contro sua suocera. I nemici dell'uomo saranno proprio quelli di casa sua. Chi vuole più bene a suo padre o a sua madre che a me non è degno di me. E chi vuole più bene a suo figlio o a sua figlia che a me non è degno di me. E chi non accetta il suo palo di tortura e non mi segue non è degno di me. Chi avrà trovato la propria anima la perderà. E chi avrà perduto la propria anima per amor mio la troverà. Chi accoglie voi accoglie anche me. E chi accoglie me accoglie anche colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta otterrà una ricompensa da profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto otterrà una ricompensa da giusto. In verità vi dico che chiunque avrà dato da bere anche solo un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un mio discepolo, non perderà affatto la sua ricompensa.